Allora, ci troviamo davanti al muro verde della scuola media di Ferla, provincia di Siracusa, e vedete il sistema verde che vedete serve per trattare, quindi ripulire e poi riutilizzare le acque grigie provenienti dai lavabi dei bagni degli studenti. Le acque grigie scendono dai bagni in questo tubo grigio, con le frecce verso il basso. Vengono raccolte in dei piccoli pozzetti e da questi pozzetti vengono sollevate in queste serie di vasi che sono dei sistemi fitodepuranti, quindi che trattano le acque per renderle pulite e riutilizzabili, sempre per scopi naturalmente non potabili. Una volta trattate le acque all'interno di questi sistemi di piante, vengono di nuovo accumulate in un pozzetto e attraverso questo tubo nero con le frecce verso l'alto vengono ripompate nei bagni e vengono usate per scaricare i gabinetti. Vi dicevo, anche quando le piante sono secche, il sistema funziona ugualmente. In qualche caso queste piante secche, appena riparte la stagione vegetativa, adesso verso aprile-maggio, torneranno verdi, in altri casi invece andranno sostituite. Questo perché quando le abbiamo messe a dimora abbiamo scelto un numero molto vasto di specie per vedere proprio quelle che resistevano meglio, resistevano peggio sia alla calura estiva che al freddo invernale. E su questo quindi stiamo facendo dei test per capire quali sono quelle che funzionano meglio. Alcune, vedete, le edere sono in ottime condizioni. Anche queste che sono sostanzialmente delle specie acquatiche che però si adattano anche a condizioni di umidità modesta, altre invece hanno reagito meno bene. La parete è stata finita l'installazione a maggio 2022, quindi è un anno che la stiamo cominciando a monitorare perché è una delle prime installazioni d'Europa di questo tipo, quindi una parete verde che tratta le acque grigie e ci sono diverse cose anche dal punto di vista della ricerca che è interessante studiare e monitorare. La parete è equipaggiata con un sistema di controllo da remoto che permette di variare la tipologia di alimentazione, quindi possiamo decidere quanta acqua mandare, dove mandare, in quali settori del muro mandarla. Ed è inoltre equipaggiata con tre sensori di temperatura, uno per facciata, visto che la parete è esposta su tre diverse facciate, per misurare anche l'eventuale effetto di riduzione da isola di calore e la differenza di temperatura che questa parete può avere a seconda della differente esposizione. Parlando brevemente di come funziona idraulicamente, quindi noi abbiamo un sistema a remoto che permette di alimentare in modo differenziato la parete verde. La parete sono 30 metri quadri, di cui 12 metri quadri di trattamento e 30 metri quadri di copertura di facciata ed è divisa sostanzialmente in 7 settori idraulicamente separati. Ognuno di questi settori viene alimentato con 50 litri e l'obiettivo è di trattare e recuperare al giorno più di 1000 litri per giorno di acque grigie generate dalla scuola di Ferla. Il funzionamento idraulico è relativamente semplice perché abbiamo una pompa di alimentazione che manda l'acqua sulla prima riga del muro, dopodiché l'acqua percola all'interno del medium di riempimento dove viene trattata principalmente dai batteri che crescono su questo riempimento misto cocco e materiale leggero, dopodiché finisce il proprio trattamento percolando nelle due righe successive e viene raccolta da questi pluviali che prendono e raccolgono le acque trattate di tutta la parete e le raccolgono in un serbatoio di raccolta e recupero, da cui poi l'acqua viene presa, pompata, l'acqua depurata, dopo essere disinfettata, viene mandata all'interno della scuola per la ricarica degli sciacquoni del WC.